marzo 1987, ore 10 e 20 del mattino. E noi stiamo costruendo, io sto costruendo un carro armato, Chieftain MK5. Boh, adesso è quasi finito. Ci mi ribono. Ecco, Ricky sta mettendo gli uomini a posto. E il pilota si fa un po' più mettere. È verde su verde, si vede poco. Vabbè, lascia. Come si chiama questo? Chieftain. Chieftain. Ed è americano? No, inglese. È un carro armato moderno? Sì. Molto, e credo che sia il più moderno. Ah, devo prima mettere i cingoli. Sì, è l'uno dei più moderni. Ha un cannone da 120 mm. 120, si vede che è più grosso degli altri. Sì, un pochino. Adesso devo mettere i cingoli. Ricky sta sfogliando un Un cadavere. libro, no, un libro dei carri armati. Per vedere un po' il chiffon. Leggi un È po'. del 1961. 61. Ah sì? Non è uno dei più nuovi. Del 61, non è tanto nuovo. No, è moderno all'interno. Quanto, dimmi un po' le caratteristiche. C'è 10 metri 80 Di lunghezza. di lunghezza, larghezza 3,50 m, altezza 2,90 m, peso 55 Porco, un tonnellate, carro pesante. sì, 48 km all'ora. Non è abbastanza. No, Quanto vanno gli altri? tutti sono verso i 60. Il russo va a 70, no? Non lo so, Come si chiama il ti russo? ricordi quello tedesco che va a 2 km all'ora? Quello da 180 tonnellate? No, da 150. Sai che ci sono degli aerei che pesano 275 tonnellate, ce n'è uno. Il B-52, bombardiere americano, con 6 motori a reazione. Sono fu 55 km all'ora, quello russo. Il T-72. No, il T-72. T-72, 60. 60 all'ora. Ciao. Io sto mettendo i cingoli. Hai saldato? Sì. L'altro dov'è? Un'altra cosa. L'altro cingolo. Altro cingolo. Erano lì tutti e due. Era davanti a me. E tu Ricky cosa fai? Anche tu dai una mano? Eh sì, lui mi costruisce gli uomini, i motori di buono mi produce. Li costruisce lì? Gli uomini e Gli lì c'è il uomini, pilota. non gli uomini. Uomini. Lì c'è il pilota. Tu hai fatto il pilota? Il copilota? Il copilota, no, sì. no, sei il servente. Il servente, Il sì, e lì servente. c'è il capo Sì, il casa. servente è quello che lo chargeur. E anche se si trompe, c'è lo chargeur che ha il coupole. Sì, il tireur che ha pas de coupole, faut dire. Le chargeur qui n'a pas de coupole. Oh non, non, tu fais quoi, non? Tu es tout ébrouillé, t'es tellement bête. Tu t'es brûlé? Un peu, ouais, un peu mal. Tu risques Non de. schiacciarlo troppo, Roby. Tieno, quando l'hai schiacciato un po', poi lascialo pure, Vai. salta, continua a saldare. Bom. Brava. Noi l'abbiamo filmato, ci sono i Chieftain. Lo so, ma il Merkava non Sì, gli l'abbiamo. altri li abbiamo già filmati. Noi il Merkava non l'abbiamo filmato. Dai, il mercato. Quello lì. Aspetta, ti faccio ombra. Lascia, lascia. No, 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 va bene così. Ah, sì, va bene. E come no? Più c'è luce meglio, eh? Meno Che bello, sembra un carro armato vero visto di qua. Allora, via.
Comment ça se fait, ce truc? Tout pour toi, fichu. Mi fa ciascuno? Sì. Cosa ti ha fatto? Che ti ha fatto? Buono. Il est où le pilote du M24? M24? Il est pas là. Il n'y a pas de pilote. Ah bon, mais c'est la version du léopard, quoi. Bah, c'est un léopard, tiens. Ah ouais. On va mettre le pilote. Il est sympa, tourner. Ça tourne? Non, pas tellement. Mais ça sèchera donc jamais, ce fichu. Là, Robert, c'est ce qui a le plus gros couvre-vent. Là, le moins, c'est le bateau. Ah, ouais. C'est le plus vulnérable. C'est pour ça que j'aime pas tellement. Si, j'aime bien le bateau. Il est trop vulnérable. Pilote. Hop. Oh. C'est plus le chef de char, ouais. Vas-y doucement. Là. Vas-y, mets-le. Ça fait bien justement. Il est bizarre, hein, mais il est pas très comme dans le livre. C'est. Oh écoute, toi tu vas rester comme ça. Hein. Puis si t'as pas envie. Ouais. Chut. Alors on va fermer. Toi tu dégages. Ici on ferme. Et voilà. Voyons s'il peut beaucoup de sang le canon. Ouais, beaucoup.